il nostro sindaco preferito, il sindaco di Scraffiggio. Permesso. Cosa c'ha qui? L'elenco. Scusate. Allora. Buonasera. Buonasera. No, no, cioè, le faccio vedere dopo l'elenco di un casino che succede in casino un bidda. Ecco, ok. Quindi, per cortesia, questa cosa. Era che mancava. Mancavo da molto. Buonasera a tutti. Infatti, volevo ringraziare voi dell'ospitalità. E ci sia la sua ospitalità di chi fu titolare da Scaiola in questa disa. Vabbè, se non è quello che lo mancherebbe. Ma che a me fa piacere, ripeto, ci mancava, perché lei, insomma, quando non c'è, manca. Sì, purtroppo io sono mancato molto, poi stai succedendo in un casino, un bid. Sapevate voi? Un casino. No, non abbiamo sentito niente. Un casino, un Che scandalo è accaduto? Sta scoppiando lo scandalo in paese, dei vitalizi degli ex consiglieri comunali de Scraffiggio. Mi vunti incasinendo sul logo, se ne rende conto. Pubblicato in tutti i giornali, Scraffiggio e consigliere vitalizio. Ma così è. Infatti ho dovuto pubblicare tutto nell'albo pretorio de Bid, de Gazzino, perché la gente voleva sapere la verità. Ma lei, siccome lo giura, questa è proprio una cosa notizia certa. Si, giuro un pissu gasti del tutor de Berlusconi. Così speciale. Tutto si giuro. Vabbè, la gente comunque ha ragione, perché vuole vedere, vuole chiaro, vedere perché chiaro. Mi sembra troppo strano che dei consiglieri comunali devono prendere un vitalizio. Troppo strano. Scusi, no, consiglieri comunali, un vitalizio. Qui casca l'asino. Allora, consiglieri comunali, articolo numero 1, sì. Statuto di Scraffiggio. E allora, ogni consigliere comunale uscente tiene di diritto a un procedum. Un procedum, maiale. E mesu laude grabu sanao. Sanato, sì. Come buono. Come buona uscita vitalizio per reinserimento in sughigno della vita sociale dopo lo stress della politica, comprendi? Quindi gli danno il mezzo maiale, mezzo gravo. Poi qui infatti le dicevo che ho portato anche l'elenco pubblicato nell'albo pretorio. Fatto scalpore ci c'è sta gente a momenti lo spiega da zaccate pese. Guardi qua, ci abbiamo l'ex presidente del consiglio comunale de Scraffiggio, tale Battistino Graccadioso, che ha diritto a un'indennità pari a 10 osu de Buddha o vaiola padovana a Sagida. Se ne rende conto? Me ne rendo conto. Cioè in bidda tenendo su 10 Buddha, chi d'ogna città deve integrare Augusto Ghigne uomini, ma se ne rende conto? Ma pregunge, non mi sembra giusto. Neanche nei confronti dei cittadini. Neanche nei confronti dei cittadini. Poi abbiamo nella lista. Poi abbiamo, guardi, secondo lista, zio Strecca Alluminus. E chi è questo? Zio Strecca Alluminus è uno de bidda che traballata in Savorestale, è andata a studiare su Vogus Cruz, Filippo di adesso. Questo qui cosa ha dire? Ha fatto. Quanti anni ha fatto da consigliere? Allora, questo ha fatto consigliere comunale per 5 anni, allora percepisce come vitalizio una bombola da 15 di gas al mese e da Zadaculas de Drudus all'anno, nell'ordine una a Natale Satra Pascamanna. Vabbè, ma è uno scandalo veramente, poi chi c'è ancora? Scandalo. Poi abbiamo il consigliere ancora in carica, zio Cagavratus. Ah, perché sporca i piatti puliti? No, questo è quando... Quando Sabovida cucina qualche cosa che non gli piace, potete immaginare. Vabbè, certo. Allora, questo è rimasto in carica 2 anni, volta entrato dopo che si è disfrastimus un consigliere comunale. Prima, certo. Ecco, quindi lui ha preso il suo posto. Allora, il subigala come vitalizio, intendesse a Bregongia? Come vitalizio prende niente po' di meno che mezzughilo di arrescotto d'ogni Luna Prena. Ma mi tocca cosa, ma lei che è il sindaco, qualche vitalizio lo prende anche lei? Quello è diverso. Come è diverso? Beh, quello è un'altra cosa. Lei prende un vitalizio, quindi? Beh, io prendo il vitalizio da quando avevo 12 anni. Come 12 anni? Ma sta scherzando. 12 anni perché, no, beh, la verità, perché se questo non è scalpore, questa è legge. No, mi spieghi. Perché il babbo era sindaco a Scraffiggio. Allora? Quando sesti crepao babbo e la dinastia sono entrato io. Ma perché cos'è? Un ereditario, principe. Ereditario. Basta, non si vota per il sindaco. No, non mi sta scherzando. Mai, no, non si mai intende questa cosa. Chi muore, infatti, sono preoccupato. E lei quanto prende di... No, beh, prendevo allora, quando avevo 12 anni, 15 milioni e 700 mila lire. Al mese? No, alla settimana.
D'indennizzo. Cioè, lei non si vergogna? Ma guarda, no, questa è cosa ereditaria. Un re quando fa... Ho capito, ma lei non si vergogna? Manco buona una pizza, e poi questo di questa regione non si deve, quei 387 non si deve tenere le pregungia che a punti pecanti su dinai azzaccate pese, non so che dependo se su fam, lo sato, su devono, che a pensare basta. Grazie. Arrivederci. Sindaco Scapini, grazie. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Grazie.